Dove ti porto? Playa del Bosco. Ragazzi, siamo ad Ibiza. Abbiamo deciso di farci un weekend qui a Ibiza, trovando un volo andata e ritorno a tipo 28 euro. E i locali sono chiusi, però comunque il posto è bello. Cioè, le calette sono belle. Io ci sono stato 3 anni fa qui a Ibiza con delle aspettative e quest'anno ci torno con altre aspettative. Ragazzi, siamo intrufolati dentro l'Ushuaia. Stanno facendo i lavori. I pranzi, quelli belli, con le insalate pronte, senza olio. Adesso andiamo a vedere le varie calette di cui è composta l'isola, che si trovano nella parte sud-ovest dell'isola. E infine andremo a Sant'Antonio a vedere il famosissimo tramonto sul mare davanti Caffè del Mar. E dopo visto questo bellissimo tramonto, ci faremo una paella per cena e poi torneremo qui a Ibiza a vederci la città antica di notte. Per frenare. Arrivati a Calabasta, ragazzi. Buona tarda. Arrivati a Sant'Antonio. Arrivati al tramonto, secondo me, più bello di mare. Questo di Sant'Antonio, davanti Caffè del Mar, Sant'Antonio. In ricerca della paella perduta. Ce la faranno i nostri eroi a prendere la paella? Com'è la brasa? È arrivata la paella, misto di pesce e di carne, con cozze che mangerai tu e io mangerò i gamberetti. Ecco, la tua cena è questa. Questo qui è il piano di sopra del nostro ostello.
un terrazzino carino, molto bello. Che vi dà sotto alla strada. Buongiorno qui da Ibiza. Oggi è il secondo e ultimo giorno che stiamo qui e stasera ripartiamo e torniamo a Barcellona. Tra cui mi sarò un altro giorno e poi ripartirò per l'Italia e torno a casa. Sto cercando un 24 ore, però nel frattempo sono stato in un bar, ecco qua. Ce ne sta un altro pieno di dolci assurdi. Io invece ho scelto il bar più scrauso che stava in zona. Infatti io gli ho chiesto un cappuccino e mi hanno dato una tazza con latte e caffè, ok, e della panna sopra, tantissima panna e del cacao, faceva vomitare. Infatti ho detto: guarda, la panna non ce la voglio. E poi dopo gli ho chiesto un cornetto al cioccolato e mi hanno dato un cornetto riscaldato al microonde, era mollo, molliccio, quasi sciolto. E la cioccolata stava dentro un barattolo, non so se era Nutella, non di sicuro, perché era vomitevole. Dentro un barattolo l'hanno messa nel microonde a farla tipo sciogliere e poi l'hanno spiattellata nel cornetto e era immangiabile. E continuiamo questa ricerca verso il 24 ore. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds change will change your mind. Adesso ci facciamo un giretto qui sulla parte vecchia di Ibiza. Stando sempre attenti ai dossi per le persone che sono a terra. Questi dossi qui che ti fanno in jumbo. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Niente ragazzi, chiudo il video in questo modo, sto ritornando a Bologna. Ci vorranno un'ora e mezza circa come l'andata. E ci vediamo nel prossimo video.